Ciao, come ti chiami? Ashley. Ciao, mi chiamo Laura. Dorino. Come hai conosciuto Lisp? Tramite Team Asfera. Anch'io. Tramite Asfera. Cosa ti ha convinto a frequentarlo? Le sue idee, quello che sicuramente avrebbe potuto darmi, il fatto di potermi migliorare personalmente. Dopo aver visto le videoconferenze del dottor Ciacconi, letto i suoi articoli e i suoi libri, avevo una voglia incredibile di fare questo corso ed ero convinta, anzi sono ancora, che porta dei grandi cambiamenti positivi alla vita di ognuno di noi. Beh, dopo aver letto articoli, letto testimonianze di persone che l'hanno fatto, mi sono convinto di farlo per provare una nuova esperienza. Quali erano le tue aspettative sull'ISP? In realtà non ne avevo, perché sono partito dall'idea di andar là senza aspettarmi niente. Anche io ho fatto uno sforzo immenso, però ho cercato di mantenermi neutrale, non proiettare nel futuro. Anch'io non avevo nessuna aspettativa particolare. Come descriveresti la tua esperienza all'ISP? Beh, sicuramente è una delle esperienze migliori della mia vita. Pensavo che non avrebbe cambiato niente dentro di me, in realtà mi ha reso consapevole di quelle che erano le mie debolezze, quelli che erano i miei punti di forza. Sicuramente sono una persona diversa ora. È stata una bellissima esperienza, mi è piaciuto tantissimo il fatto che c'erano molte persone. Ti rendi conto che in questo cammino non sei solo e puoi imparare non solo attraverso le tecniche, attraverso la teoria, ma anche attraverso l'esperienza degli altri e fatta con gli altri. Beh, è stata un'esperienza che ha cambiato la mia vita, nel senso che mi sta permettendo di affrontare la vita e cioè, situazioni in modo completamente diverso rispetto a prima, con più consapevolezza, attenzione. Ed è stata anche particolare quando ci sono state situazioni che non avevo mai affrontato e che sono state molto accattivanti. Cos'è ora per te l'ISP? L'ISP è un'esperienza che ti cambia la vita permettendoti di affrontarla meglio in tutte le sue sfaccettature ed è una cosa che vorrei far fare anche ad altre persone. L'ISP è come un paio di occhiali nuovo che ti permette di vedere la vita nei suoi aspetti positivi, rimanendo consapevole che nella vita ci sono cose positive e negative, ma che in realtà siamo noi a decidere come interpretarle. Ed è un corso che ti cambia sicuramente la vita, il modo di pensare e che sarei contenta di far fare a tante persone che conosco. L'ISP per me ora è una scelta di vita, un modo per trasformare ogni tipo di stato d'animo, emozione o minimo stato di sofferenza in una spinta per essere una persona migliore. È una cosa che sicuramente aiuta tantissimo anche nella relazione con gli altri e che io farei fare a molte delle persone che conosco, sia per quello che è il miglioramento caratteriale che per l'empowerment a livello lavorativo. Quale ritieni sia stato il principale beneficio dell'ISP? Aumentare la positività, soprattutto la capacità di vedere le cose per quello che sono, quindi placare la mente, i pensieri negativi, e un'altra cosa, prendere consapevolezza sulla maniera di respirare, per cui fermarmi e respirare. Il beneficio principale è quello di essere più positivi durante la giornata, ossia non ci sono giornate belle o brutte, esistono solo giornate in cui noi possiamo dedicarci a renderle le migliori possibile. Un'altra cosa importante sicuramente è aver imparato a cambiare il contesto dal quale guardiamo un momento della giornata e impariamo a cogliere quelli che sono i piccoli attimi positivi che ci sono
ed escludere quelli negativi per trovare un elemento di spunto per migliorarci. C'è un momento dell'ISP che ti va di condividere? In realtà tutto l'ISP è fatto di tantissimi momenti, uno più interessante e intenso dell'altro. Non c'è un momento particolare, credo che la cosa più bella è proprio l'atmosfera che si crea tra le persone, persone che non si conoscono e sembra di conoscerci da sempre, e ogni esercizio pratico fa scoprire tantissime cose di noi stessi e degli altri, e questo condividere continuamente arricchisce tantissimo. Sì, il momento più forte secondo me è stata la domenica mattina, dove ci sono esercizi che permettono la condivisione e lo scambio delle emozioni tra le persone, e questo mi ha colpito. Sicuramente ci sono stati dei bei momenti durante l'ISP che vorrei condividere, soprattutto quelli di condivisione con gli altri partecipanti. Mi è piaciuto molto il primo giorno in cui le persone che nemmeno mi conoscevano si sono attaccate a me come se mi conoscessero da sempre, come se io non fossi per loro una minaccia, e questo mi ha portato a sentirmi un po' più sollevato. Che rapporto si crea con gli altri partecipanti? Beh, è un rapporto molto forte, considerando che, almeno dal mio punto di vista, c'erano quattro persone che conoscevo, e anche con le persone che non conoscevo si è creato un legame forte, come se appunto ci conoscessimo da molto tempo. Beh, è molto bello perché si arriva guardandosi tutti un po' spersi, un po' perduti, un po' sospettosi, e ci si lascia abbracciandosi come fratelli. Sono della stessa idea di Laura, noi in questo momento non riesco ad aggiungere altro. Grazie mille, ragazzi.